Torniamo qui dallo Stadio Olimpico di Roma dopo aver ascoltato le prime valutazioni del nostro direttore di Sport Press 24 e il nostro carissimo amico e collega. E qui, eccolo qui, cuore di Grazio. È lui, cuore che batte, ancora batte dopo la vittoria di Firenze, una vittoria sonante, vero Carlo? Vittoria strepitosa, ragazzi. No, il Gargio, Massimiliano mi stava raccontando le vicissitudini del post gara, fatto il giro praticamente non solo di Firenze ma anche delle città limitrofe per uscire dalla città. No, perché è lo stesso allenatore, no, italiano, dice risultato bugiardissimo, no. Però il buon Cagnetti fa presente, senti, che poi le occasioni vengono realizzate. Grazie, 4 gol, Fiorentina 10 tiri, 0 gol. Questi sono chi dati. Merita, chi merita di vincere? La Lazio, sono dati inconfutabili. Carlo, questa sera Lazio Sturm Graz, un impegno europeo dove la Lazio deve dare anche in questo caso delle conferme importanti. Sono d'accordo con te, nell'impegno europeo la Lazio ha dimostrato non la stessa concentrazione, non la stessa attenzione, non la stessa forza delle partite di campionato. Ragazzi, questa è la partita decisiva del girone, è la quarta partita, giochiamo contro lo Sturm Graz, bisogna vincere assolutamente ovviamente. Sono molto curioso della formazione innanzitutto e di come la Lazio aggredirà questa squadra che è austriaca, che è molto in forma, il campionato sta facendo faville. È secondo dietro il Salisburgo, quindi è lotta per lo scudetto. Carlo, l'inserimento Cataldi-Basic questa sera. Perfetto. Basic ero sicuro, ho detto a tutti che avrebbe giocato. E sono contento. Cataldi, anch'io. Cataldi diciamo rientra nella titolarità della sua maglia dopo la lieve indisposizione gastrointestinale. L'intelligenza di Sarri ha detto. L'altra è Sergione, giusto? Sì, è mia responsabilità se fino ad oggi Basic ha avuto poche possibilità. Questa è la grande intelligenza di Sarri per tutelare il ragazzo e farlo crescere, perché anche lui sicuramente consegnerà il suo contributo strada facendo. Sono d'accordo, ho visto un Basic leggermente, non dico sfiduciato, però un po' dispiaciuto. Allora giustamente Sarri, che infine è psicologo, ha detto ragazzi questo buttiamolo dentro dall'inizio, in una partita fondamentale per il passaggio del turno, direi anche per il primo posto, quindi sono felice che Basic giochi dal primo minuto. Carlo, io non posso esimermi di non fare una domanda al lazialissimo Carlo, inutile, lo conoscete tutti, laziale, no, la verità, laziale come pochi, è stato anche la settimana di Tommaso Maestrelli, ma quello che mi sento di dire, le dichiarazioni di Sarri, perché credo che tu devi aggiungere anche una tua valutazione del merito. Devo dire che Sarri è entrato nel cuore di tutti i tifosi lazio, nel cuore del popolo laziale, con le dichiarazioni su Maestrelli, sulla volontà di guidare la Lazio al Flaminio, Flaminio denominato Maestrelli, e poi ha diciamo divulgato l'amicizia col figlio Massimo, si sentono. Secondo me questa è un'ulteriore dimostrazione di come questo allenatore si sia innamorato della Lazio, e in ogni intervista lui lo fa trasparire. Questo non può essere che per noi musica, per le nostre orecchie, noi vecchi tifosi laziali, ahimè, noi che ci ricordiamo anche diciamo delle vicende negative della storia della Lazio, però ecco, il Sarri che ama a tutto tondo la figura di Maestrelli, il Sarri che probabilmente vorrà ripercorrere le gesta di Maestrelli, per il laziale è il miglior messaggio possibile per questa stagione. Noi che facciamo intrattenimento, perdonami il termine, perché la comunicazione la facciamo fare agli altri che sono più bravi e più importanti di noi, permettermi questa sottolineatura, che è anche un po' sarcastica, per il semplice fatto che la domanda prossima riguarda come sempre l'effetto destabilizzazione in casa Lazio. Purtroppo, quando la Lazio attraversa un momento positivo, adesso di nuovo il caso Milinkovic, caso che hanno creato alcuni ad arte per il semplice fatto che non esiste. Allora, ci sono state dichiarazioni, facciamo una rapidissima cronologia, sì. La Gazzetta con Carlo Laudisa esce con la notizia pseudo tale che la Juventus vorrebbe Milinkovic a gennaio, vorrebbe prenderlo. Fino a qui nessuna, diciamo, nessuna critica. Ci dice che la Juventus vorrebbe offrire tra i 50 e i 60 milioni di euro, va bene. Poi il giorno dopo lo tiro che ti dice, ragazzi, Milinkovic vale 120 milioni e il prezzo aumenta mese dopo mese, quindi praticamente lo togli dal mercato. Ultima
fase di questa vicenda le dichiarazioni di Klinsmann. Klinsmann ha detto: ragazzi, lasciamo in pace la Lazio. Dopo i mondiali. Esatto, dopo i mondiali vediamo se si rinnoviamo, vediamo com'è la situazione. La Lazio sta andando molto bene, quindi è chiaro che i potentati del nord cosa fanno? Massimiliano, intervengono. E poi il presidente Lodito è così sprovveduto che cede Milinkovic a gennaio, no? Questo possiamo dirlo. La storia che lo dimostra quanto sia sprovveduto. Ecco. Presidente, no, a parte gli scherzi, lo dico, secondo me si sta facendo grasse risate su queste dichiarazioni, su queste pseudo notizie, poi alla fine sono pseudo notizie. Anche perché il giocatore vuole rimanere a Lazio, sta avvertendo un qualcosa di speciale. Chissà, perché potrebbe essere questo il suo ambiente ideale, proprio considerando le caratteristiche. Io faccio un'osservazione, vai alla Juventus nella peggiore annata, una delle peggiori annate della storia juventina, con una società indebitata, con una squadra diciamo senza capo né coda, mi vengono dei dubbi. Io ti ringrazio come sempre anche di questo, però attenzione, Cuore di Lazio, vogliamo ricordare questo appuntamento vostro? Allora, Cuore di Lazio ormai sta diventando un appuntamento immancabile per tutti i tifosi della Lazio. Siamo su YouTube, la nostra pagina, al Cuore di Lazio, anche su Facebook. Saluto anche Massimiliano Righello, perché ieri abbiamo fatto una grande trasmissione con Massimiliano. Ieri mi ha chiamato pure, Noi cerchiamo di portare Massimiliano alle nostre trasmissioni, però Massimiliano... Prima possibile, però. Lo farò prestissimo, sarò da voi. Carlo, un in bocca al lupo naturalmente per la serata lavorativa e ci sentiamo alle prossime. Alle prossime, godiamoci questa partita che è molto importante. È un Forza Lazio. Forza Lazio a tutti. Grazie Carlo.